Unfortunately, it doesn't surprise me that in 2023, girls still get made fun of for playing basketball or any other sport, honestly. And that's the sad part, the not surprise, because I think that it's a stereotype and it's something that's been happening for so long that people just are used to it and it happens every day. It happened to me too. I think most of my colleagues and people that I know that play basketball also happen to them. Assumption that I'm never gonna have a career because I'm a woman. Female sports is not interesting. Nobody comes to watch. Nobody gives money to it. So it's just not worth it. Trovo assurdo che nel 2023 si prenda ancora in giro il basket femminile, perché sono d'accordo che sia una cosa diversa rispetto al basket maschile, perché il basket maschile è più spettacolo, però il basket femminile ha molte altre componenti che nel basket maschile non ci sono. Quindi credo che eventi come questi possano in ogni caso aiutare a conoscere meglio l'ambiente, a far capire quanto ci sia di bello dietro questo sport e quanto certe distinzioni abbiano veramente poco senso, se non nessun senso. I'm glad that myself and these other girls are here to be an inspiration for girls. I know when I was younger, people would make comments, but I still pushed through, and you know, I'm happy to be a part of this team where we could, you know, show them that if you keep pushing through, you can maybe be like us one day. And when I was younger, I didn't really have anyone to look up to or to come talk to us, so I'm glad that we are here to be an inspiration for them. Quando non interveniamo, quando sentiamo qualcosa di non bello, siamo anche un po' complici, ok? Quindi è quello che è più importante. Uno, che se siamo orgogliosi della nostra identità, di quello che siamo, quello che facciamo, le cose non ci toccano. E l'altra cosa è che c'è sempre un momento in cui possiamo intervenire, ok? Perché pur se noi non facciamo la cosa direttamente, con alcuni comportamenti o alcuni non comportamenti, delle volte siamo un po' complici, e questo dobbiamo evitare.